Ciao a tutti, visto che siamo in prossimità del Natale, ho pensato di fare un panettone gastronomico. Mi occorre 300 g di farina Manitoba, 200 g di farina 00, 300 ml di latte, 70 ml di olio, 7 g di lievito di birra secco, un cucchiaino di zucchero, un uovo intero, 5 g di sale, 50 g di semi per decorare, uno stampo di carta da 1 kg. Per farcire utilizzo formaggio morbido, ricotta, rucola e noci, olive e peperoni in agrodolce. Inizio la preparazione. Preparo il panettone. Allora, nella planetaria metto la farina setacciata, lievito, un cucchiaino di zucchero, il latte e l'olio. Faccio partire la planetaria. A questo punto aggiungo l'uovo. Ora metti il sale. A questo punto lo tolgo dalla planetaria e lo lavoro un po' con le mani. A questo punto lo metto nelle forme del panettone. Lo lasciamo lievitare in forno con la lucina accesa fino al raddoppio del volume. Nel frattempo che lievita il panettone, metto a mollo i semi che vanno sopra il panettone. Durante il raddoppiato di volume, metto sopra i semi che ho messo a mollo prima e scolati. A questo punto lo lascio riposare altri 10 minuti. Dopo 10 minuti lo inforno in forno caldo e statico a 180 per 35 minuti. Una volta cotto e raffreddato, ho tolto la carta. Prima lo taglio in 4 pezzi e poi lo farcisco. Ed ecco la prima fetta. Partiamo dalla base e prepariamo il formaggio morbido. Dopo averlo mescolato, aggiungo i peperoni in agrodolce, ovviamente fatti da me. Mescolo. Aggiungo le carote e le cipolle sott'olio fatte da me. A questo punto inizio a preparare il mio panettone. Inizio con mettere la crema sopra. Ora metto un po' di rucola. Metto l'altro pezzo sopra. Faccio l'altro strato. Metto la rucola. Rimetto un altro pezzo sopra. Ora preparo la ricotta, metto le noci tritate.
Ora aggiungo le olive snocciolate e fatte a pezzettini. Ho mescolato tutto e ora metto su. Ora copro. A questo punto sui bordi metto delle noci per decorare. Ed eccolo finito. Una volta pronto lo taglio. Mi aiuto con gli stecchini fissando gli strati. Ora lo taglio. Una volta tagliato vi faccio vedere com'è venuto. Tagliato a metà per farvi vedere com'è venuto. Poi lo taglio tutto a fette e lo consumiamo. Questo è un aperitivo per Natale. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.